Buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi è lunedì 8 giugno 2020. Siamo di nuovo in diretta sul canale di Bike Italia per parlare di argomenti che riguardano l'allenamento, la preparazione atletica, la biomeccanica del ciclismo e tutto quello che è inerente all'attività in bicicletta. Io sono Omar Gatti e oggi vi parlerò del corretto posizionamento in sella. Prima di cominciare però una piccola parentesi, oggi è il compleanno della mia mamma Wanda, e le faccio tantissimi auguri. Le vorrebbe fare anche Fabio, ma si vergogna. Però mamma, tanti tanti auguri da parte mia e del tuo Fabio. Detto questo, possiamo procedere con il nostro intervento di questa sera, nel quale andremo a vedere quali sono i punti chiave per un corretto posizionamento in sella. Partiamo. Eccoci qua. Allora, tanto che carica, eccoci qua. Mi presento, per chi non mi conoscesse, io sono Omar Gatti, sono laureato in scienze motorie e dirigo la scuola di formazione di Bike Italia. Mi occupo di visite biomeccaniche dal 2015 e di formazione nel campo della biomeccanica. Ho collaborato con numerose aziende per lo sviluppo di protocolli di esame di valutazione biomeccanica e con la Federciclismo spagnola, dato che io ho studiato preparazione fisica e atletica in Spagna e parlo correttamente lo spagnolo, per alcuni corsi di formazione in biomeccanica appunto in Spagna. Allora, partiamo da un concetto, che è questo concetto, la biomeccanica. Moltissimi sono convinti, per esempio, che la biomeccanica nel ciclismo si debba focalizzare sulla bicicletta. Quindi io devo regolare la bicicletta, devo guardare l'altezza sella, l'arretramento delle tacchette, eccetera, eccetera, solo ed esclusivamente su questo. In realtà il modo che voglio proporvi questa sera, ed è quello che portiamo avanti con la nostra formazione e le visite biomeccaniche, è di passare dalla bici, che è un oggetto inanimato, al corpo umano, il corpo di chi pedalerà. Una delle definizioni che mi piace dare della biomeccanica del ciclismo è una procedura che va ad adattare la posizione alle esigenze, alle necessità e alle capacità del ciclista. Quindi non ci focalizziamo sulla bici, ma ci focalizziamo su il ciclista, che è un essere umano, un essere che pedala e che ha molto probabilmente una vita al di fuori della bicicletta, che ha i propri impegni, la propria vita, i propri infortuni, ha tutto quello che è la sua storia come atleta e come essere umano. E noi dobbiamo essere in grado di conoscere questa cosa per poter adattare la posizione a quel dato momento. Partiamo da questo. Queste sono le esigenze del ciclista. Allora, noi a tutti i nostri clienti che prenotano una visita biomeccanica con noi, mandiamo un'intervista preliminare di 60 domande per conoscerli nel dettaglio, in modo tale da poter adattare la nostra visita, che non è standardizzata, ma che va adattata alle esigenze, alle caratteristiche del ciclista. E qui ogni ciclista deve compilare, rispondendo alle 60 domande, tra cui: qual è l'obiettivo della tua visita biomeccanica? Dato che noi siamo tutti laureati in scienze motorie o fisioterapisti, il nostro, come vedete, l'80%, quasi lo zoccolo duro dei nostri clienti, viene da noi per risolvere dei dolori. Quindi il dolore è sicuramente uno dei problemi principali che porta, una delle esigenze principali che porta il ciclista a rivolgersi a noi, a un biomeccanico. Poi abbiamo l'amiglioramento della propria performance e la ottimizzazione di una posizione già soddisfacente. Come vedete, nessuno, praticamente due persone, lo 0,8% su 450 visite ai quali abbiamo mandato questo questionario, che non ha obiettivi. Quindi un ciclista viene già con il suo obiettivo nella visita biomeccanica ed è importante che il biomeccanico lo conosca, perché non deve lavorare in catena di montaggio tutti uguali, bensì deve adattare la propria capacità, conoscenza alle esigenze del ciclista. Quindi abbiamo detto risolvere i dolori. Ovviamente poi ogni ciclista ha
Una sua bici che può essere una bici da corsa, una mountain bike, una bici da triathlon, una gravel, eccetera. Una delle pratiche che secondo me sono più scorrette è quella di passare le misure della bicicletta tra una bici e l'altra. Questo provoca, e ci è capitato, molti ciclisti che hanno dolori. Per esempio, in mountain bike stanno benone, riportano le misure della mountain bike sulla bici da corsa e stanno male. Perché? Perché ogni bici a sé e ha la sua geometria. E soprattutto ha le sue modalità, il suo schema motorio che viene eseguito. Quindi anche qui l'esigenza dipende anche da che tipo di bicicletta il ciclista ha. Oltre al fatto che ovviamente il dolore è una delle condizioni principali che provoca, più che provoca, che porta il ciclista a rivolgersi a un biomeccanico. Come vedete, il 90% dei ciclisti che si rivolgono a noi hanno dolori in bicicletta. Quindi il dolore è una componente fondamentale e va conosciuto, va capita soprattutto non solo i sintomi, ma anche le cause che possono essere date dalla bicicletta ed essere cause date fuori dalla bicicletta, che possono essere dovute a il modo di allenarsi, allo stile di vita, al lavoro, a tantissimi fattori. E il biomeccanico deve cercare di capire qual è l'origine e non solo curare il sintomo, ma soprattutto curare il problema all'origine. Quali sono i dolori più comuni? Allora, questo è un po' uno... Questo è sempre, sono i nostri clienti che ce lo dicono. Il formicolio mani è il 46%, quindi sicuramente il formicolio mani è il più presente, seguito dal dolore di appoggio in sella, che può essere sia il dolore alle tuberosità ischiatiche che l'addormentamento genitale. Poi abbiamo il mal di schiena che spesso non è bilaterale, cioè non prende tutta la fascia ma prende solo un lato, quindi è omolaterale. Spesso è legato esclusivamente alla bici, ma altrettanto vero che si presenta anche in altri momenti della giornata. E poi in quarta posizione abbiamo il dolore alle ginocchia. Gli altri dolori sono più o meno diffusi. Quindi noi abbiamo un ciclista che ha le sue necessità, quindi vuole risolvere un dolore o migliorare la sua performance, ha la sua bicicletta, ha il suo dolore che lo accompagna. Noi dobbiamo essere in grado di analizzare il movimento e di andare poi a capire in che modo ottimizzare la posizione in sella. Per farlo, prima però vi devo spiegare, e affinché voi possiate capire, come funziona un ciclista, cioè senza entrare in menate di biomeccanica e fisiologia, giusto un cenno su come funziona un ciclista quando pedala. Allora, il gesto della pedalata noi lo possiamo dividere in due grandi fasi, che è la fase di spinta, che avviene dal punto morto superiore al punto morto inferiore, ed è la fase dove produciamo la maggior parte della potenza. Poi c'è una fase di risalita, che è la fase dove noi prepariamo il pedale, lo riportiamo in alto per spingere nuovamente. Fra queste due fasi ci sono queste transizioni, la transizione superiore e la transizione inferiore. Questo perché? Perché nel ciclismo avviene un paradosso biomeccanico. Due muscoli antagonisti, quadricipite e ischio-crurali, quindi parte anteriore e parte posteriore della coscia, si attivano allo stesso momento, ma non producono contrazione isometrica, bensì producono movimento. Perché? In fase di spinta il quadricipite estende il ginocchio e l'ischio-crurale estende l'anca. In fase di risalita l'ischio-crurale flette il ginocchio e il retto femorale va a flettere l'anca. Quindi in queste fasi di transizione cosa succede? Che il nostro cervello deve cambiare le attivazioni muscolari. C'è una latenza, di solito 0,5 millisecondi, che è proprio quella del potenziale d'azione che deve raggiungere il muscolo, e quindi in queste due fasi noi abbiamo una perdita di potenza, i famosi punti morti. Ma il ciclista quali muscoli utilizza? Andiamo a vederlo. Allora, il ciclista utilizza soprattutto il quadricipite e l'ischio crurale, quindi la parte anteriore della coscia e la parte posteriore, come
muscoli che dirigono la potenza, mentre il muscolo che produce la più grande potenza in bicicletta è il gluteo. Il grande gluteo è un muscolo molto potente che stende l'anca ed è quello che lavora di più per produrre potenza. Il quadricipite è formato dal retto femorale e da altri muscoli che si chiamano i vasti, mediale, intermedio e laterale. I vasti vanno a stabilizzare la rotula, quindi evitano che il ginocchio, adesso detta in maniera brutale, sbacchetti durante la fase di spinta. Il polpaccio, il gastrocnemio, il soleo, soprattutto il gastrocnemio, invece lavora per mantenere la corretta posizione del piede affinché non si pedali troppo di punta, quindi troppo plantiflessi, o troppo di tacco, troppo dorsiflessi. Però qui non è che si ferma il ciclista lavora anche con la parte superiore. Abbiamo un muscolo importante che è l'iliopsoas, che è un muscolo profondo che origina dalle cinque vertebre lombari e si inserisce sul piccolo trocantere del femore ed è un flessore d'anca e lavora nella fase di risalita, così come il core, del quale abbiamo già parlato in abbondanza, così come tutta la parte superiore. Durante il ciclismo avvengono quelli che vengono chiamate sinergie muscolari. Quando la gamba destra è in fase di spinta, il core sinistro si attiva e si attiva la spalla destra. Al contrario, quando la gamba sinistra spinge, si attiva il core destro e si attiva la spalla sinistra. Questo per mantenere un equilibrio, per mantenere un corretto allineamento del corpo ed è importante capire che molto spesso i dolori in bicicletta sono determinati da un movimento errato o comunque con elevati compensi da parte del ciclista. Quali sono i punti focali sui quali si può lavorare con il biomeccanico o potete farlo anche voi per ottimizzare la posizione in sella di un ciclista? Allora, i quattro punti focali, che questi sono nati un po' dalla mia esperienza, sono questi. Il primo assolutamente è conoscere il corpo del ciclista. Come vi dicevo, bisogna smettere di guardare solo la bici, bisogna iniziare a capire chi è la persona che la pedala. La persona che la pedala presenta un corpo che racconta tante cose e che dobbiamo capire. Poi il nodo fondamentale è la corretta posizione delle tacchette, che essendo il punto di contatto principale fra il ciclista e il mezzo meccanico, mettere a posto le tacchette è la cosa più importante, dopodiché ci sarà la pressione in sella e infine ricordarsi che il ciclista deve essere messo in una posizione sostenibile, cioè in una posizione che in quel dato momento storico, in base alla sua flessibilità, ai suoi dolori, alle sue capacità e al suo allenamento, deve essere in grado di sopportare senza sfociare in problemi. Uno dei problemi principali che vediamo nella pratica della biomeccanica è mettere tutti i ciclisti in una posizione. In quel modo si lavora solo ed esclusivamente forzando il corpo del ciclista, ma il corpo del ciclista non deve essere forzato, ma deve essere la bici ad adattarsi. Perché se io sbaglio a regolare la bici, lei non si incazza, ma se io sbaglio a regolare il corpo di un ciclista, in un modo o nell'altro troverà il modo di compensare e di avere problemi. Partiamo dalla conoscenza del corpo. La conoscenza del corpo è fondamentale. Ora, per poter capire come è fatto il corpo di un ciclista, noi cosa facciamo? Con la fisioterapista, con Chiara Ponti o con Eric Bizzoni a Bergamo, facciamo delle valutazioni posturali. Quindi il fisioterapista valuta il ciclista sia a livello posturale che a livello muscolare. La prima cosa da guardare è la corporatura e la postura del ciclista. Si va a vedere un po' come è posizionato nello spazio il ciclista. Per cui possiamo vedere, per esempio, se la testa è orientata in un modo, se una spalla è più alta dell'altra, se il bacino ha un'inclinazione, un tilt, ha uno shift, se un ginocchio è più esteso dell'altro, se un piede è più pronato. Queste sono tutte cose che poi potrebbero
ripresentarsi in bicicletta e quindi dare il via a dei compensi che poi producono il dolore. Per cui si va a vedere, importantissimo, capire se il problema a livello di movimento errato sulla sella sia determinato dalla posizione in bici o dal corpo del ciclista. Un'altra cosa che si deve valutare è quella che si chiama la mobilità e la flessibilità articolare. Il ciclismo è uno sport che richiede tanta mobilità articolare e tanta flessibilità, ma c'è quello che io chiamo un paradosso: fare ciclismo accorcia i muscoli, perché nel ciclismo le nostre articolazioni non raggiungono mai i limiti, non vengono mai, il ginocchio non viene mai flesso completamente ed esteso completamente, ma lavora sempre in un range guidato. Dato che il nostro corpo ha un bellissimo sistema che si chiama use it or lose it, cioè usalo lo perderai, se noi pedaliamo e basta, il nostro corpo dice: ok, bene, a me interessa che il ginocchio si muova solo in questo range, mi dimentico di tutto il resto. Questo in realtà produce una problematica, per cui un ciclista che è eccessivamente rigido, che ha una muscolatura accorciata, presenta dei compensi a livello di movimento molto molto più elevati di chi invece fuori dalla bici cura la mobilità articolare con lo stretching. Per cui è importante conoscere la flessibilità. E io vi voglio fare un esempio. Questo sono io. Durante la quarantena ho fatto un corso sullo stretching. Eccolo qua, perché non va il video. Vediamo se così funziona. Eccolo qua. Vediamo se adesso me lo carica. Eccolo qua. Questo è un test semplicissimo. Si chiama bending anteriore, o detto anche toe touch test. Quindi si chiede al ciclista di fare un piegamento in avanti, di andare a toccare con le mani le punte dei piedi, e si valuta, tenendo le gambe dritte, si valutano un po' di cose. Ora, guardate me. Anzi, apriamolo così, ecco, lo vedete ancora meglio. Allora, due cose. Se notate, il mio bacino si muove bene, ma guardate la parte lombare, è perfettamente piatta. Io compenso tutto con la parte dorsale. Questo significa che la mobilità della mia colonna lombare è molto più ridotta della colonna dorsale. Quindi, se io, per esempio, presento un movimento del bacino eccessivo, potrei avere del mal di schiena, dato che non ho le capacità a livello di flessibilità di adattare e di supportare questa cosa. Per esempio, quando un ciclista fa questo movimento, si possono notare altre cose. Per esempio, si può notare: se va indietro molto con il bacino, significa che gli ischiocrurali sono molto accorciati. Gli ischiocrurali originano dalle tuberosità ischiatiche. Se un ciclista ha gli ischiocrurali molto accorciati, non può sopportare una sella alta. Perché? Dato che l'ischio crurale origina dalla tuberosità ischiatica, quando io estendo la gamba, questo, se l'estensione di gamba è eccessiva, tirerà verso il basso, tirerà con sé la tuberosità e potrà provocare o mal di schiena, perché il movimento del bacino sarà elevato, o un appoggio in sella eccessivo. Dato che spesso non è che tutti e due i muscoli sono accorciati allo stesso modo, un ischio crurale potrà tirare più dell'altro e questo provocherà, per esempio, un appoggio in sella asimmetrico o un mal di schiena asimmetrico. Quindi conoscere il corpo del ciclista e valutarlo è fondamentale per poter poi identificare l'origine dei problemi. Per esempio, se un ciclista si dovesse presentare e avere degli ischio crurali eccessivamente tesi, non si può, per esempio, metterlo a un'eccessiva altezza di sella, perché il rischio sarebbe appunto questo. Come, per esempio, un ciclista che ha una mobilità del bacino molto ridotta, non gli si può dare un dislivello sella manubrio eccessivo, perché aumentare il dislivello sella manubrio, quindi alzare la sella, abbassare il manubrio, provoca e richiede una flessione anteriore del tronco molto elevata, che se il ciclista non ha questa capacità di mobilità a livello del bacino, scivolerà in avanti
oppure compenserà in altri modi. Per cui è importantissimo partire sempre dalla conoscenza del corpo del ciclista. Poi partiamo con la regolazione principe. Secondo me questa è la regolazione principale e fate conto che il 98% delle tacchette che vedo nella mia pratica sono messe male. Messe male cosa significa? O regolate in maniera scorretta come vi farò vedere, oppure asimmetriche, un piede più avanti dell'altro, un piede più ruotato dell'altro. Le tacchette asimmetriche potrebbero provocare, per esempio, un compenso a livello del bacino o a livello delle ginocchia. È importante posizionarle in modo corretto. Perché questo? Perché in base a come io posiziono le tacchette, vado a influenzare da un lato la mobilità della caviglia e quindi tendo a pedalare, per esempio, di punta o di tacco, e poi vado a posizionare in maniera diversa il punto di spinta del piede, che mi può provocare sia addormentamento dei piedi, ma soprattutto una spinta inefficace, inefficiente. Questo oltre al fatto che le tacchette hanno un'influenza su come io attivo i muscoli. Più le tacchette sono avanzate, più userò glutei ischio-crurali e spegnerò, diciamola così, i quadricipiti. Più arretro le tacchette, più favorisco l'attivazione dei quadricipiti. Questo è fondamentale per chi di voi fa triathlon, perché facendo triathlon voi quando finite di pedalare correte e nel triathlon c'è una fase che si chiama C2R, Cycling to Run. Voi iniziate a correre, ma il vostro cervello attiva i muscoli come se steste ancora correndo, pedalando, e questa è una fase ad alta incidenza di infortuni. Se durante la fase in bici si scarica la parte posteriore e si attiva quella anteriore, quindi i quadricipiti, questa fase si riduce e la possibilità di sviluppare infortuni si riduce anch'essa notevolmente. Vi faccio un esempio: vedete, in questo caso, ciclista reale che è venuto da noi, tacchette come erano messe prima. Allora, le tacchette erano totalmente avanzate, quindi sulla prima testa metatarsale, come si faceva una volta, e i due piedi erano in intrarotazione. Quindi le punte dei piedi guardavano verso il telaio. Quello che abbiamo fatto noi è stato arretrare le tacchette, quindi portare la tacchetta fra la prima e la quinta testa metatarsale e dare extra rotazione. E ora vi faccio vedere cosa è successo a livello fisico. Questa è una rilevazione fatta con un sistema elettromiografico. Cos'è l'elettromiografia? È un sistema che riesce a captare il segnale elettrico dei muscoli e quindi a capire come lavorano i muscoli. Noi siamo dotati di un pantaloncino elettromiografico che si indossa, che il ciclista può indossare, e si capisce come il ciclista usa i muscoli. Guardate questo ciclista, è venuto da noi ed è questa posizione di tacchette, quindi quella sulla sinistra. A sinistra vedete, lui usava 50 e 50 quadricipiti e ischio-crurali, usava, attivava di più la gamba sinistra rispetto alla gamba destra. E notate una cosa, l'ischio-crurale destro veniva attivato il 20% in più rispetto al sinistro. Infatti questo ciclista lamentava sempre dolore a livello dell'ischio-crurale destro. Dopo aver regolato le tacchette, che vi faccio rivedere, quelle sono quelle sulla destra. Subito dopo siamo riusciti a dare più forza al quadricipite. Il quadricipite si è attivato di più dell'ischio-crurale. Abbiamo pareggiato le due gambe, quindi la spinta era 50-50, 49-51 va benissimo, fate conto che fino al 5% è considerato simmetria, ma soprattutto se guardate sotto, l'ischio-crurale destro e l'ischio-crurale sinistro si attivano allo stesso modo. Prima il sinistro faceva 14%, il destro 34%, subito dopo la regolazione delle tacchette 17-16, quindi perfettamente, perfettamente simmetrico. Infatti questo ciclista non ha più alcun problema a livello dell'ischio-crurale destro. Quindi per questo vi dico che regolare le tacchette è la cosa principe da fare, perché ha un'influenza su come spingete, essendo quello più dinamico, da anche come vi sedete in sella e come usate i muscoli principali. Quindi
Quindi come regoliamo le tacchette? Le tacchette si regolano in avanzamento, in rotazione, detta anche inclinazione, in spostamento laterale. Per farlo, prendete dello scotch di carta, perché scrivere con del pennarello sulle sidi da 400 euro non è mai igienico, e lo mettete a lato, sul lato esterno e sul lato interno. Qui tastate delle protuberanze, dei processi che si chiamano teste metatarsali. E le segnate. Dovrete segnare la prima testa metatarsale che si trova subito dietro l'alluce e la quinta testa metatarsale. Una volta si mette, e moltissimi meccanici di bici, moltissimi biomeccanici e moltissimi ciclisti sui forum sostengono che la posizione del perno debba essere quella sulla prima testa metatarsale. 20 anni di studi scientifici hanno dimostrato che arretrare il perno fra la prima e la quinta testa metatarsale è quello che fa effettivamente migliorare la spinta. Perché quando io ho il perno sulla prima testa metatarsale, sto andando a premere con le dita, soprattutto sto andando a comprimere quella che si chiama articolazione metatarsofalangea, che essendo un'articolazione gli piace tutto tranne essere compressa. Se io vado a arretrare, vado a portare il perno del pedale su quello che viene chiamato plato osseo rigido del piede. Infatti, la quinta e la prima testa metatarsale noi le usiamo anche per camminare. Noi appoggiamo il tallone, poi appoggiamo la quinta testa metatarsale e infine la prima testa metatarsale. Non stiamo facendo nient'altro che riportare le linee di forza su una superficie che è già preparata per spingere, mentre le dita non sono pensate per spingere. Infatti, se provate a camminare sulle punte, dopo un po' vi dà fastidio. Quindi arretrare le tacchette è importantissimo. Qua, ora, per esempio, ai nostri clienti chiediamo chi ha arretrato, chi ha regolato le tacchette. Come vedete, la maggior parte delle persone alla fine o le regola in autonomia, o le fa regolare al meccanico, qualcuno va dal biomeccanico, oppure le regolano in maniera autonoma, ma seguendo le indicazioni online. È importantissimo capire chi ha regolato le tacchette, perché in questo modo si può capire anche in che modus ha utilizzato per regolare le tacchette. Altro punto chiave è la sella. Ora, se io vi chiedo quanti punti di contatto ha un ciclista con la bici? Adesso non ve lo chiedo, se volete scrivetelo, però ve lo dico io. Moltissimi, quando faccio questa domanda ai corsi, dicono: quanti punti di contatto ha un ciclista? 3. Sella, pedale, manubrio. Qualcuno si azzarda a dire 5. Il bacino sulla sella, le mani sul manubrio e i piedi sul pedale. In realtà, i punti di contatto che noi abbiamo ogni volta che saliamo in bici sono 6. Sono 2 piedi sul pedale, 2 mani sul manubrio e 2 tuberosità ischiatiche sulla sella. Voi non dovete pensare al bacino come un blocco di marmo, ma il bacino voi lo dovete immaginare come un'elica unita dalla sinfisi pubica. Quindi la tuberosità ischiatica destra si muove in maniera indipendente dalla tuberosità ischiatica sinistra e questo determina il movimento della pelvi e la asimmetria di pressione in sella. Quindi la sella è importantissima, è importante regolarla, ma sempre dopo il corretto posizionamento dei piedi. Guardate qui. Questo è un altro sensore di cui noi siamo dotati, che è un sensore che misura la pressione in sella. Quindi è un sensore che si calza come un guanto sopra la sella, il ciclista pedala e ci permette di capire in diretta, quindi mentre lui pedala, come sta appoggiando. E vi faccio vedere questa analisi. Vedete? In questo momento il ciclista era posizionato in questo modo e aveva problemi perineali, problemi di addormentamento genitale. Regolata correttamente la sella, siamo andati a far premere esclusivamente sulle tuberosità ischiatiche, scaricando completamente il tipo di, cioè la zona perineale. Ora, una delle cose che fanno i ciclisti appena hanno problemi in sella è cambiare la sella.
Il problema è che non è detto che sia la sella la causa del problema. L'80% dei dolori in sella sono determinati da come è posizionata la sella. Il 20% lo fa il tipo di sella. Una sella messa giusta, ma di forma sbagliata, è meglio di una sella di forma giusta messa male. Per cui molto spesso è la regolazione della sella che va controllata. Questo ve lo dico perché ho avuto esperienza di ciclisti che non erano comodi sulla sella, in autonomia hanno cambiato sella e sono entrati in un ginepraio dal quale non sono più usciti, perché poi i tessuti molto delicati del perineo, del pavimento pelvico si infiammano e lì puoi tornare anche alla sella precedente e non risolvi i problemi. Per cui è importantissimo scegliere la sella corretta, ma soprattutto, ancora più importante, regolarla nel modo corretto. Per cui è fondamentale andare ad analizzare come il ciclista preme, perché ovviamente in questo caso andiamo a premere su dei tessuti abbastanza irritabili, soprattutto per gli uomini, e qui dentro c'è anche la sede dell'ego, per cui andare a premere sui genitali non è mai simpatico, importantissimo quindi andare a valutare la pressione in sella per capire se il ciclista come appoggia e come regolarla. Ovviamente prima bisogna dare stabilità sotto, quindi alle tacchette. Quindi la regolazione più importante di tutte non è tanto l'altezza di sella e l'avanzamento arretramento, quanto l'inclinazione della sella. Moltissimi ciclisti hanno la sella con la punta verso l'alto o soprattutto con le selle molto arcuate, questo blocca il bacino, impedisce un corretto movimento del bacino in antero retroversione e aumenta la pressione perineale. Quindi, tra tutte le regolazioni che volete controllare sulla vostra bici, sicuramente l'inclinazione di sella è la più importante. Perché? Perché va a influenzare 5 punti, che sono la spinta, cioè come spingete, l'appoggio. Inclinare la sella fa ruotare in avanti il bacino e quindi scarica la parte perineale e aumenta la pressione sulle tuberosità ischiatiche. Antivertere il bacino produce una normalizzazione della colonna lombare che va in lordosi e quindi uno scarico del rachide. Fate conto che uno studio ha preso 80 ciclisti con dolore cronico di schiena, gli ha inclinato la sella e nell'80% dei casi ha risolto il problema. Poi ha anche una, diciamo, diretta correlazione con l'attivazione dei quadricipiti. Più io antiverto il bacino, più l'attivazione dei quadricipiti in bici si migliora e quindi avrò anche una migliore spinta. Ora vi volevo far vedere questo. Il focus di una visita biomeccanica per migliorare la vostra posizione in sella non deve essere la bici, ma deve essere il ciclista. Perché? Perché a ogni regolazione che fate, voi state modificando il vostro corpo. Quindi, tutte le volte che io sento dire, ah, riporto le misure, tanto non mi interessa, eccetera, ah, vabbè, ma tanto a me non interessa. Sappiate che avanzando la sella, abbassandola, eccetera, state modificando come si comporta il vostro corpo mentre pedala. E modificare questa cosa produce un diretto effetto su quello che è la performance, ma anche il sovraccarico. Arretrare le tacchette o avanzarle ha un diretto influenza sulla mobilità della caviglia. Alzare o abbassare la sella ha una diretta influenza su quanto fletterete il ginocchio. Flettere troppo il ginocchio provoca un problema di compressione rotulea e quindi dolore di ginocchio. Una estensione eccessiva può provocare un dolore a livello posteriore del ginocchio. Avere il manubrio troppo alto o troppo basso provoca una modifica dell'angolo della pelvi. E quindi può provocare sia una rettilineizzazione della curva e quindi magari dolore per scarsa ammortizzazione, oppure un'eccessiva pressione frontale sulla sella. Così come arretrare o avanzare la sella o
o allungare la pipa a caso produce un aumento o una chiusura del cingolo, con conseguente influenza sulla respirazione e sulla capacità di guida, così come regolare l'altezza delle leve freno e l'altezza del manubrio provoca una modifica dell'angolo di flessione delle braccia e questo provoca quindi di conseguenza un aumento del carico sulle mani e un aumento del carico sulle spalle, perché se io pedalo con le braccia dritte, a ogni colpo che prendo sul manubrio lo scaricherò sul mio collo. Per cui è importantissimo ricordare che la posizione in bici si deve adattare al vostro corpo, che ogni modifica che fate ha un'influenza sul vostro corpo e quindi il messaggio che vi voglio lasciare è: innanzitutto conoscete voi stessi. Fate dei test di valutazione, fatevi fare una foto e la vostra postura, regolate bene le tacchette e controllate l'inclinazione della sella. Questi sono i quattro punti fondamentali. Non forzatevi mai in una posizione che non vi è idonea, non pensate che se vi metterete nella posizione di Chris Froome pedalerete come Chris Froome, perché non siete Chris Froome, siete Omar Gatti, Mimmo Zambuto e Mario Rossi, che lavorano, io per Bike Italia, l'altro fa un muratore, l'altro fa l'idraulico e hanno i propri problemi, la propria vita, il proprio orario di lavoro, eccetera, le proprie ore di allenamento, e questo deve essere individualizzato completamente. Il mio consiglio è: non affidatevi a posizionamenti standard, a ok tutti uguali perché così funziona, perché il vostro corpo, se sbagliate il posizionamento, ve lo fa capire e il vostro corpo spesso si incazza, ve lo dico proprio fuori dai denti. Infatti vi volevo concludere con: quanti bike fit hai già effettuato con questa bici? Da noi già capitano molte persone che già hanno effettuato un bike fit, alcune persone hanno fatto più di 3 bike fit. Anche qui io dico: è importante conoscere l'obiettivo e soprattutto è importante determinare e conoscere il biomeccanico al quale vi rivolgete. Noi abbiamo deciso di lavorare esclusivamente tra di noi, solo esclusivamente con persone laureate. Io sono laureato in scienze motorie, i miei colleghi sono laureati in fisioterapia, perché è fondamentale conoscere il corpo del ciclista e non solo saper stringere i bulloni della bicicletta, perché il dolore che provate in bicicletta, il movimento, che l'appoggio in sella, il movimento che effettuate in bicicletta deve essere valutato, e per valutarlo servono delle competenze. Ora, tanto che se avete domande io sono disponibile, tanto abbiamo ancora una ventina di minuti per rispondere alle vostre domande. Vi ricordo che se volete eseguire una visita biomeccanica da noi abbiamo 3 studi: uno a Monza, dove c'è la nostra scuola di formazione, uno a Milano presso l'ospedale del gruppo San Donato, il Palazzo della Salute. Siamo i primi in Italia ad avere un laboratorio di biomeccanica all'interno di un ospedale dove lavora una fisioterapista, e siamo presso uno studio di fisioterapia a Bergamo. Al momento abbiamo queste 3 sedi dove noi effettuiamo i bike fit. Se volete ulteriori informazioni scrivete a o.gatti@bikeitalia.it. Intanto, se spero che vi abbia interessato, andiamo a vedere un po' le domande. Allora, mia moglie intanto che fa gli auguri alla nonna, ottima cosa. Alberto, saluto. Alberto è un nostro cliente, è venuto settimana scorsa, gli ho detto segui la lunedì l'intervista, la diretta, così almeno se ho sbagliato a regolarti la bici mi puoi cazziare in diretta. Poi vediamo un attimo. Allora, Filippo Lattanzi: io ho avuto una forte distorsione alla caviglia destra e l'apertura del piede destro rispetto al sinistro è più accentuata. Se tacchette posizionano allo stesso modo? Sì, allora, quello che puoi fare è questo: la regolazione delle tacchette solitamente in avanzamento e arretramento deve essere simmetrica, perché questo poi provoca, se no, degli scompensi a livello più alto. L'inclinazione della tacchetta può essere asimmetrica, quindi se il tuo piede destro per esempio è più aperto puoi agevolare questa cosa tenendo più aperto il piede destro rispetto al sinistro. L'importante però è sempre cercare di mantenere pari
la posizione delle tacchette, perché altrimenti stai spingendo a destra in un punto diverso di come stai spingendo a sinistra. Paolo Pinzuti dice 5, Paolo no, devi venire a fare un corso di biomeccanica, perché i punti di contatto sono 6, più un settimo invisibile, che non è un vincolo, che è un, non è un punto di contatto, ma è un vincolo, che è l'orizzonte visivo. Noi in bici dobbiamo sempre guardare avanti e quindi dobbiamo essere sempre in grado di fare questo movimento, che si chiama l'estensione del collo, ed è uno dei problemi, perché se ho il manubrio troppo basso, la sella troppo alta, devo andare in iperestensione del collo e questo mi provoca dei problemi. Filippo Lattanzi sempre, arretramento sella, si può riportare da un telaio in alto senza modificare le distanze? No. No. Per esempio, se tu prendi una bici Specialized e una bici Villier della stessa taglia, la bici Villier ha un centimetro di tubo orizzontale più lungo, per esempio. Questo fa sì che se tu riporti esclusivamente la distanza dell'arretramento e dell'avanzamento sella, te la trovi più avanti. Quello che conta non è la misura, quello che conta è come il tuo corpo si posiziona sulla bicicletta. Quello che conta, aspetta che lo faccio rivedere, quello che conta è questa roba qua. Come il tuo corpo si posiziona all'interno della bicicletta. Che tu abbia una gravel, che tu abbia una bici da corsa, una mountain bike, quello che conta è come il tuo corpo si posiziona lì dentro. Non contano, ah, dall'altezza sella io ho 800, perché quello assolutamente è pensare che noi siamo composti come dei pezzi del meccano, ma noi non siamo pezzi del meccano, siamo esseri formati da tessuti plastici che si adattano e dobbiamo andare a valutare questo. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti, vediamo un attimo, scusate, ho perso le domande, allora, Filippo, ok. Che tempi di attesa ci sono per una visita, Mauro? Allora, su Monza andiamo alla prima settimana di luglio ormai. Siamo abbastanza pieni. Su Milano siamo sempre alla prima settimana di luglio, su Bergamo possiamo anticipare anche all'ultima settimana di giugno. Più o meno, fai conto, 3 settimane il minimo sindacale in questo momento per una visita biomeccanica. Massimo Lancioni. Ho sempre formicolio ai piedi anche dopo pochi chilometri. Controlla la posizione delle tacchette, la prima cosa che mi viene in mente. La seconda è quanto è fasciante la scarpa. Per esempio, ci sono delle scarpe come Sidi, Gaerne, che sono più fascianti, e scarpe come Physique o Shimano, che invece hanno una pianta più accomodante, e quindi questo, se tu hai il piede che spancia molto, agevolano. Prima cosa però, controlla come sono messe le tacchette, perché se dopo pochi chilometri ti viene subito formicolio, significa che stai premendo in una posizione non adatta. Alessandro Mingoia, ciao Omar, quanto conta realmente l'angolo del ginocchio secondo le revisioni? Non avrebbe più senso valutare gli altri parametri da te elencati in aggiunta a MP, tipo le OMO? Allora, l'angolo del ginocchio cosa conta? Allora, no, in realtà conta esclusivamente per avere un dato. Dato che l'altezza del ginocchio varia fra i 140 e i 150, è un range molto elevato. Secondo me è molto più interessante valutare i basculamenti del bacino, e questo ti dà un'idea reale se la sella è alta, perché il ciclista potrebbe essere perfettamente a 141 gradi di estensione, quindi nella norma, ma basculare come un selvaggio, e questo ti darebbe un... e questo ti indica una sella alta, perché appunto magari è molto molto accorciato con gli ischiocrurali, per cui sicuramente valutare il movimento della pelvi secondo me è molto molto più importante che valutare il video, però noi facciamo entrambi perché comunque abbiamo bisogno di un dato. Per esempio, se tu arretri le tacchette, la prima cosa che fa il ciclista è compensare, o estende il ginocchio o guadagna in dorsiflessione. Quello che devi, questo non lo vedi con i basculamenti, lo vedi con il video, perché se per esempio già è un po' alto di sella e tu gli arretri le tacchette, probabilmente devi abbassargli la sella, ma per abbassargli la sella prima devi sapere quanto ha guadagnato dopo l'arretramento delle tacchette, per cui noi facciamo tutto. Fai conto, la nostra visita dura 2 ore,
C'è prima la parte di visita, di intervista preliminare che mandiamo a casa e quella la compilano le loro 60 domande. Arrivano, c'è la valutazione col fisioterapista, analisi del movimento di pelvi, ginocchia, analisi della pressione in sella, eventualmente analisi elettromiografica, analisi video. Regolazione, una regolazione alla volta, poi salgono in bici e provano ogni regolazione, poi c'è rivalutazione generale, video, pressione in sella e movimento, e infine un test finale di 10 minuti per cercare di far venire fuori i problemi. E poi un continuo feedback via mail in cui dopo ogni uscita il ciclista mi scrive, mi chiede come va e mi dice come va e capiamo come si sta adattando alla nuova posizione. Carmelo Cannella, sono passato ad una full, un crossfire, ho riportato le misure della front, ma noto dolori alla schiena. E anche qui bisogna capire come ti sei posizionato sulla bici nuova. È l'unico modo per capire perché tu possa avere dolore alla schiena che prima non avevi. Luca Tomb Migliori, ti capita di mettere spessori? No, io li tolgo a tutti. Io ho un cimitero in studio degli spessori. Allora, prima cosa, l'unica persona che è realmente, come si dice, che ha la licenza di dire se un arto più corto dell'altro è un medico radiologo dopo aver effettuato una radiografia in carico. Non lo può fare il biomeccanico, non lo può fare il laureato in scienze motorie, non lo può fare il meccanico di Libici, non lo può fare mio cugino in garage e non lo può fare il fisioterapista. L'unico è il medico radiologo. Quindi, se c'è la eventualità di una gamba più corta, bisogna fare una radiografia in carico. Poi, uno studio ha preso 100.000 persone che avevano una possibile eterometria degli arti e ha visto che solo l'1,9% aveva un'eterometria reale. Nel restante 98,1% era una asimmetria muscolare legata alla postura. Quindi, con allenamento posturale, rinforzo del core e manipolazione attiva da parte di un terapista, la gamba è tornata lunga come l'altra, perché era uno shift del bacino. Altra cosa, quei 1,9% di queste 100.000 persone, solo la metà era sintomatica, l'altra metà aveva una gamba più corta e non se ne accorgeva nemmeno. Per cui io non amo, a me non piace dire, cioè non, a me non piace quando mettono gli spessori correggendo un ciclista come se è un tavolo che traballa. Lo spessore ha senso solo, uno, se il ciclista è sintomatico, due, solo se il ciclista sta compensando. Per esempio, tu stai basculando molto di più a destra rispetto che a sinistra, non riesci a risolvere la cosa, allora lì forse lo spessore ha senso. Ma se per esempio questo spessore viene messo una persona che è già compensata, cioè che ha già trovato la sua chiave, il suo corpo si è già strutturato, mettere lo spessore produce molti più problemi. Infatti, nel 99% dei casi, io lo spessore, quando arrivano da me, lo tolgo. E non sono assolutamente d'accordo sull'uso degli spessori, perché secondo me e secondo i fisioterapisti che lavorano con me e tutta la mia squadra, con Podologo, Andrea Paradiso, Paolo Gaffurini, PhD in scienze dell'allenamento, è una correzione meccanica su un corpo plastico. Soprattutto se tu hai una gamba più corta, perché la correggi solo in bici e non la correggi fuori? Come si può evitare indolenzimento e formicolio alle mani, Fabrizio Cucù? Allora, devi evitare un'eccessiva flessione anteriore. Questo può essere determinato da una sella eccessivamente alta o un manubrio eccessivamente basso. Tutto quello che ti fa portare eccessivo carico sulle mani può provocare un addormentamento. Oltre alle leve freno, se hai la bici da corsa, che sono rivolte verso l'alto e questo deviano radialmente, si dice. Aspetta che riesco, così deviazione radiale, fa appoggiare questo punto della mano, questa parte che si chiama pisiforme, dove passa un nervo, che è il nervo ulnare, che irradia la parte ulnare della mano.
comprimendo qui si addormentano le mani. Quindi sicuramente, prima cosa, carico eccessivo, seconda cosa, posizione delle leve freno. Ci sono limitazioni alla visita a causa Covid? Devi pedalare con la mascherina e io e la fisioterapista abbiamo una mascherina. Devi compilare un'intervista in cui c'è tutta, devi rispondere anche delle domande sul Covid. Quando arrivi ti sparacchiamo col termoscanner per capire la tua temperatura, se hai più di 37,5 non puoi fare la visita. Devi indossare la mascherina, ti diamo i guanti e noi sanifichiamo. Tutte le mattine viene una ragazza a pulire per sanificare e dopo ogni cliente noi sanifichiamo tutto con il prodotto apposito e lasciamo sempre almeno 20 minuti tra un cliente e l'altro per areare. Quindi siamo, questo protocollo è stato fatto da un consulente specializzato e quindi noi siamo a posto per quanto riguarda il Covid. Paolo Pinzuti ride. Alessandro Vannucci. Allora, aspoggio asimmetrico. Prima cosa che ti posso dire è la asimmetria delle tacchette, magari una tacchetta più avanti dell'altra. Seconda cosa che ti posso dire, controlla che la sella non si sia sfondata da un lato, perché può capitare in selle molto vecchie, se no potrebbe essere una simmetria a livello degli ischio crurali. Quindi magari hai un ischio crurale, quindi la parte posteriore della coscia più tirato dell'altro e quindi quando estendi in questa zona sinistra tira di più. In quel caso ti posso consigliare dello stretching per equilibrare la muscolatura. E Ricky Radice, che è il nostro corsista e conosco, l'usura delle tacchette, sì, soprattutto nella bici da corsa, più la tacchetta è usurata, per esempio se prendiamo Shimano ma anche Look, quando la parte nera viene completamente consumata, aumentano i giochi. Aumentando i giochi aumenta l'instabilità e sopra il ginocchio ovviamente deve stabilizzare maggiormente. Una richiesta di stabilizzazione dei vasti che può provocare un affaticamento e quindi dolore, sì assolutamente. Per cui il rischio con tacchette troppo usurate ci è capitato che mentre agganci si spezzino addirittura. Allora, aspettate un attimo che qua siete tantissimi. Ecco, Andrea Padovani. Come si fa a distinguere da semplice fastidio a sottosella vero e proprio dolore? Allora, il fastidio è quello che senti in bici, ma appena scendi dalla bici sparisce completamente. Non provoca strascichi, quindi se non hai dolorabilità a sederti sulla sedia per pranzare dopo essere andato in bici, se non hai problemi a urinare, non hai ematuria, cioè non hai presenza di sangue nelle urine, non hai disfunzioni erettili, è semplicemente un problema di appoggio. Se però questo problema arriva subito, cioè prima di 20 km, 30 km in base alla tua uscita, potrebbe essere comunque un problema legato alla posizione, però se poi non hai strascichi può essere anche dovuto al semplice contatto. Con i teali attuali non si misura, cambia per la stessa taglia, ovvero conta più la sistemazione, conta più la sistemazione, perché comunque la taglia, non essendo su misura, tu ti ritrovi in un range. Poi è importante che questa bici sia adattata alle tue misure e alle tue capacità, più che la misura completa della bici, perché magari ti trovi fra una M e una L, se prendi una M o se prendi una L poi cambierà completamente anche la tua posizione e quindi il posizionamento. Marco, tra un anno cambio bici, ha senso fare test di biomeccanica? Allora, dipende, se hai una bici che ti fa male e la devi tenere per un anno, secondo me ha senso. Il test rimane valido anche sulla nuova bici? No. Perché essendo una nuova bici può cambiare il ricce, lo stack del telaio, possono cambiare tantissime cose, questo può provocare un cambiamento della tua posizione. Noi consigliamo a tutti i nostri clienti un bike fit per ogni bicicletta che hanno. Rilevando i metatarsi dei piedi, Stefano Meola, è possibile che c'è differenza? Sì, è possibile, tu potresti avere, adesso Andrea Paradiso, se mi sta seguendo, mi tira un pugno in faccia virtuale, però io lo dico lo stesso, potresti avere un hallux limitus, potresti avere dei problemi legati a una diversa distanza metatarsale. Tanto saluto. Auguri, nonna!
Potresti avere dei problemi legati alla differente testa metatarsale. In questo caso no, quello che ti consiglio è questo. Per esempio, se tu a sinistra hai questa distanza metatarsale e a destra hai questa, io cercherei di centrare comunque i due perni in base alla distanza più piccola, quindi al piede che ha questa distanza tra le teste metatarsali minore, però è possibile che ci siano delle differenze. Luigi Giannelli, se il corpo umano ha un minimo di adattamento, sarebbe impossibile la teoria modificare il posizionamento per ottenere vantaggi specifici nella pedalata sperimentando un po' di fastidio? Dipende quanto sei. È possibile, dipende quanto tu sei disposto a uscire dalla tua zona di comfort. Nel senso, un fastidio può essere sopportato. Il fatto è che se appena c'è dolore, il tuo corpo scappa dal dolore e scappando dal dolore la tua performance si riduce. Ti faccio un esempio. Adesso tolgo il commento così posso fare. La posizione più performante mai creata l'ha creata Chris Borman negli anni, inizio anni 90, quando ha fatto il record del mondo. È una posizione che si chiama Superman. Questa posizione è talmente aerodinamica e talmente performante che l'UCI l'ha vietata. Un test ha preso 40 ciclisti su strada professionisti, li ha messi in questa posizione e li ha monitorati. E ha visto che in un time trial da 40 km il più bravo teneva quella posizione per 20 secondi al massimo. Questo perché? Perché era una posizione talmente forzata. Quindi la coperta è molto corta. Se tu esageri in questa posizione, il rischio è che il tuo corpo scappa dal dolore e quindi tu hai una riduzione della performance. È un po' come mettere una posizione eccessivamente aerodinamica, è stato visto che non migliora perché chiude la gabbia toracica, riduce l'afflusso di sangue alle gambe e fa crollare il VO2 max. Quindi tecnicamente essere meno aerodinamici rende però più efficiente a livello metabolico. La coperta è cortissima, in linea teorica è giusto, devi cercare di trovare il compromesso migliore. La sistemazione tacchetto è uguale per il soggetto, dipende dalla marca. Due scarpe metterei? Sì, perché quello che devi andare a vedere sono i tuoi piedi, la prima e la quinta testa metatarsale. Devi andare ovviamente a vedere come si posiziona la prima e la quinta testa metatarsale in quella scarpa. Infatti, quello che facciamo noi, facciamo portare al ciclista, al cliente, tutte le scarpe che usa, prendiamo le teste metatarsali in tutte le scarpe e posizioniamo nello stesso modo le tacchette, ovviamente con delle minime ma minime differenze in base alla posizione del piede in quella determinata scarpa. Alessandro Mingoia, noi utilizziamo il pantaloncino elettromiografico dell'azienda finlandese Myontech. Abbiamo creato un protocollo di analisi con quel pantaloncino ed è molto molto buono perché è facile da indossare, lo indossi, il ciclista pedala, fai la tua valutazione e poi lo lavi, lo metti in lavatrice, si lava assolutamente. Quindi noi utilizziamo il pantaloncino Myontech da ormai 3 anni e ci troviamo da Dio. Noi non utilizziamo nessuna strumentazione, noi utilizziamo un rullo drivo, utilizziamo dei sensori inerziali di un'azienda che si chiama Viva, utilizziamo un sensore di pressione in sella, utilizziamo un'analisi video con un software che si chiama Kinovea, elettromiografia Myontech e a breve avremo anche il sensore di pressione delle mani. Poi utilizziamo la nostra competenza, basta, non ci affidiamo ad alcun software, ad alcun sistema. Costo della messa in sella, la messa in sella con le 2 ore, con due persone, più tutto il follow-up per l'adattamento, costa 220 euro IVA inclusa. Dolore al collo tra le spalle dopo un'ora di bici, quali soluzioni? Prima cosa, controlla di non avere le braccia completamente stese, perché a ogni colpo sul telaio, sulla bici, sulla ruota anteriore, tu fai questo, e quindi vai proprio a lavorare sulle scapole e fai questo. Oppure di non avere un eccessivo dislivello sella manubrio e quindi un'eccessiva estensione del collo. Oppure, ed è molto 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 frequente nel ciclista, delle spalle ipotoniche perché non le alleni abbastanza, però può succedere. Si può fare un backfit se uno non usa le tacchette? Assolutamente sì, ci capita.
Senza problemi, c'è un importante punto di contatto che viene meno, ma tutti gli altri rimangono. Quindi, se uno non ha i pedali sgancio rapido, assolutamente. Una volta è capitato una persona che fa il cicloturista, è venuto con i sandali e l'abbiamo messo in sella con i sandali. Aspettate, ragazzi, che vi ho perso. Come si possono evitare i dolori del ginocchio? Parte anteriore della rotula, devi evitare l'eccessiva flessione del ginocchio. Questo lo puoi vedere o per via di una sella bassa o per via di un ginocchio eccessivamente avanzato. Quindi, più è avanti il pernopedale, più fa questo. Tu immagina, qua c'è la rotula, questo è il quadricipite, questo è la tibia. Ci sono due tendini che tengono la rotula, il tendine del quadricipite e il tendine rotuleo. Quando più è flesso, più questi tirano, più la rotula viene spinta contro la cartilagine. Quindi devi evitare la flessione eccessiva del ginocchio, che può essere data da una sella bassa o da una sella eccessivamente avanzata o in terza battuta, da delle tacchette troppo avanzate. La prima cosa che farei io è arretrare le tacchette e poi valutare se è da arretrare la sella oppure da alzarla. Marco Vitariello chiede: per due volte dopo giri di oltre 100 km di sera ho patito crampi all'interno coscia. Possono essere per esempio dovuti a un'eccessiva instabilità a livello dei piedi e ovviamente questo fa sì che i muscoli adduttori della coscia debbano mantenere in posizione. Può succedere. Oppure adesso, proprio senza averti valutato, una sella troppo larga che ti obbliga a pedalare con le gambe larghe e questo fa sì che tu debba poi tenere la posizione. Edoardo Bondin, dolore alle ossa ischiatiche. A parte da cosa mi consigli? Valutare la pressione e capire due cose. Per esempio, se il tuo manubrio è troppo alto, la sella è troppo bassa, la schiena si verticalizza. Verticalizzando la schiena si va a scaricare tutta la forza sulle tuberosità ischiatiche e questo provoca appunto un aumento del dolore. Altra cosa può essere la larghezza della sella. Se la sella è troppo larga, per esempio, le tuberosità ischiatiche invece di accomodarsi stanno in questa posizione, diventano due pali. Se la sella è troppo stretta, invece scivolano troppo e si va a premere sulla parte perineale. Però direi che potrebbe essere o la sella troppo bassa o il manubrio troppo alto, oppure una sella di troppo larga, o ancora una sella con la punta verso l'alto che ti manda in retroversione e ti fa appoggiare sulle tuberosità. In ogni caso, è la sella. Francesco Trebbi, che saluto, è un grande compagno di vita, sei uno tra i professionisti più evidence-based che conosco, grazie mille, detto da te è un onore. Salvatore, aspetta che l'ho perso, eh. Allora, Salvatore Paci, se è possibile una BDC, ha senso? Allora, ha senso se tu hai dolori. Se tu hai dolori e non vuoi avere dolori, potrebbe avere senso. Se tu hai una bici da corsa economica, non hai problemi e va bene. Perché parla? Ha senso quando uno ha un obiettivo, che un obiettivo può essere la performance o può essere il dolore. Dove siete? Bergamo, Monza e Milano al momento. Sono in ritardissimo, dolore sempre lombare solo il sinistro. Allora, Massimiliano, in questo caso bisognerebbe valutare come muovi il bacino. Potrebbe essere o una tenuta ridotta del core, potrebbe essere un posizionamento della sella in retroversione o un eccessivo dislivello sella manubrio. Tornando al dolore alle ginocchia legato alle tacchette, varia tra SPD o altri tipi? Sì, assolutamente. Assolutamente, ci può capitare ciclisti che passano hanno per esempio la bici da corsa che usano per andare al lavoro e hanno le SPD. Poi passano alle tacchette da corsa, le look e hanno dei problemi alle ginocchia. Può capitare sia per via dei flottaggi che di un'errata, di un'incorretta regolazione. Quindi può capitare. Per due bici da strada e una crono, beh, qua ti faccio un preventivo su misura perché sono tre bici. Su due bici noi facciamo anziché 440, 350 euro se facciamo le due visite di fila. Quindi vieni con due bici, facciamo la prima bici, poi la seconda bici, fanno 350 euro. Ogni tanto con la bici da corsa mi si addormenta un po' il piede destro.
Se ogni tanto, raramente, la prima cosa che ti dico è guarda le tacchette, se no è un problema che magari il piede destro si gonfia un po' di più, suda e la scarpa è un po' troppo stretta. Però se ogni tanto può dipendere da tantissime cose. Io soffro di addormentamento piedi per via di un piccolo problema di vasocostrizione, cioè di mancanza di circolazione. Infatti d'inverno ho i piedi freddi, che vado in bici, corro su una casa, chiedetelo a mia moglie. Gigi Cerrone, aspetta, Gigi Cerrone, dolore alla parte posteriore delle spalle all'altezza del collo, ho già cambiato attacco manubrio, più piccolo mi trovo abbastanza bene, questo problema comunque ci vediamo presto. Certo Gigi, allora in quel caso sicuramente è da vedere come sei messo a livello di estensione dei gomiti, perché più tu sei esteso con i gomiti e più fai questo a livello del trapezio e vai proprio a lavorare sui muscoli delle scapole. Catalina Philip, mi si addormenta a mezza punta del piede. Mezza punta del piede può essere dovuto sempre, secondo me in questo caso, è il posizionamento mediale o laterale della tacchetta. Cioè, più tu porti la tacchetta verso la parte mediale, più il piede tende a supinare. Più la porti verso la parte laterale, più tende a pronare. Se è eccessivamente spostata in questo senso, la continua spinta fa sì che la parte metatarsale della prima o della quinta si addormenti. Secondo me potrebbe essere utile controllare la centratura delle tacchette. A volte un fastidio sulla coscia destra lateralmente dopo molti chilometri, un misto fra dolore e fastidio come un formicolio. Allora, potrebbe essere una bandelletta iliotibiale. In questo caso bisognerebbe controllare prima cosa punta del piede se è extra ruotata correttamente e l'altezza di sella. Questo perché la bandelletta iliotibiale, il tendine finale della bandelletta iliotibiale che origina dal gluteo, praticamente passa vicino al condilo femorale. Oltre i 145 gradi di estensione, è stato visto che la bandelletta sfrega contro il condilo e produce un'infiammazione. Potrebbe essere o la posizione della tacchetta in extra rotazione. Il mio consiglio è prova a portare leggermente la punta del piede verso fuori, quindi verso il dolore, e vedere se questo aiuta a risolvere. Allora, vediamo qua. No, aspetta. Ricky, scusa ancora, dopo aver fastidio all'esterno del piede sinistro, tacchette, è la stessa cosa che ho appena spiegato, potrebbe essere tacchette tutte medializzate, tu praticamente in spinta hai un cedimento, una simil supinazione e questo provoca un addormentamento fastidio della parte esterna. Come fai a capire se la sella è giusta? Piccola anticipazione. Fra 2 settimane, mi sembra il 22, esce un nuovo ebook. Oggi è uscito l'ebook su Piede Pedale in collaborazione con Shimano. Il 22 esce un nuovo ebook in collaborazione con Selle Royale su come trovare la sella corretta. Sarà una guida completa su come trovare la sella. Però quello che devi fare è controllare la distanza ischiatica e la mobilità del bacino. Noi abbiamo un sensore che utilizziamo che non è legato a un marchio, ha un database di 3000 selle, misura la distanza ischiatica e la mobilità del bacino e grazie a questi dati ci permette di dirti quali sono le selle più adatte a te indipendentemente dal marchio. Grandissima, c'è. Allora, aspetta un attimo che qua mi sono perso qualcosa. Esiste che l'uomo non può andare in bici? Allora, la bici è un gesto innaturale. Il nostro corpo non è pensato per andare in bici, è pensato per fare degli schemi motori che sono 10, che sono camminare, correre, afferrare, lanciare, saltare e molti altri, ma non per andare in bici. Che non può, ci sono pochi casi. Ovviamente può succedere che nessuna regolazione dia problemi. Noi non siamo dei guru, noi non siamo Sai Baba che mettiamo le mani e imponendo le mani curiamo le persone. Assolutamente. Può capitare che un cliente venga da noi e non risolva il problema. Molto spesso questo però è dovuto a qualcosa fuori dalla bici, magari a problemi a livello muscolare che secondo me con un corretto allenamento si possono risolvere. Diciamo che però qualcuno che non può andare in bici purtroppo c'è.
No, il posizionamento si fa su sulla tua bici, perché alla fine quello che userai è la tua bici, quindi io devo capire se tu stai bene sulla tua bici, non su un simulatore. Su un simulatore tu potresti stare bene, poi tornare sulla tua bici e, non avere, e avere dei problemi, quindi io ti devo valutare sulla tua bicicletta. Noi utilizziamo un rullo top di gamma, che è il drivo della Elite, in modo tale da poter anche cambiare i wattaggi e darti la corretta posizionamento, però si fa sulla tua bici. Allora, adesso, ciao, dopo tempo che sono in bici, ho un dolore di schiena in fondo, allora, l'ultima, in fondo schiena lato destro. Bisognerà, Alessia, in questo caso bisognerà vedere come muovi il bacino, potrebbe essere o un incorretto posizionamento delle tacchette o un bacino che si muove in maniera diversa, che potrebbe essere dato sia dalla tua postura che da altri problemi legati alla posizione della sella. Meglio la soletta piatta o una che sostenga l'arco? In bicicletta alla fine si spinge sulla parte anteriore. Se non hai problemi, una soletta piatta va benissimo. Quelle solette che sostengono l'arco vanno bene per chi magari ha avuto o magari corre e ha problemi a livello del legamento arcuato della fascia plantare. Ma in realtà le solette piatte vanno bene, perché tanto alla fine quello che preme è solo dove metti il perno, tutto il resto non fa alcuna pressione. Massimo Musto, selle short. Allora, le selle short, dalla nostra esperienza, vanno così. Non so bene quali siano i vantaggi, ma se ci sali e ti trovi bene, fantastiche. Se ci sali e non ti trovi bene, sono estremamente difficili da regolare. Sicuramente hanno dei vantaggi a livello di scarico della pressione anteriore, anche se quando le accompagni con un dislivello sella manubrio eccessivo, il rischio è che poi ci sia troppo appoggio perineale. Però in generale non sono, cioè, non vedo una grande performance in più, soprattutto per un amatore. Allora, Cristian Corsatto chiede, lo dico a tutti quelli che si sono sintonizzati ora, è possibile rivederla? Certo, rimane su Bike Italia e domani verrà caricata su YouTube. Quindi segui il canale di YouTube di Bike Italia e la potrai rivedere. Adesso, come mi sento, Mike, buongiorno, stoppa le telefonate da casa, quindi stoppa i commenti. Abbiamo fatto 1 ora e 12, record assoluto. Io vi voglio ricordare che se volete venire a fare una visita con noi, Monza, Milano, Bergamo, noi siamo a totale disposizione. Ci sono più o meno 3 settimane da aspettare perché abbiamo avuto un vero e proprio boom di visite biomeccaniche in questa fase. E se avete domande, dubbi, chiarimenti, eccetera, ho.gatti@bikeitalia.it. Se volete sapere di più sulla visita biomeccanica, nel post c'è il link e lì c'è scritto tutto: vita, morte, miracoli. C'è la mia biografia, la biografia di Eric, la biografia di Chiara, di tutte le persone che lavorano con noi, eccetera. Detto questo, ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Io vi ricordo, giovedì ci sarà il mio collega Paolo Pinzuti con un'altra diretta e noi ci vediamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo non ho ancora idea di cosa parliamo, mi verrà in mente e ve lo farò sapere. Detto questo, ragazzi, buona serata a tutti, buonanotte e ci vediamo lunedì prossimo. Buone pedalate, ciao!